Questo esercizio è preso dal libro Tipler. C'è un mattone appoggiato su un carrello che a sua volta è tirato da questa corda agganciata a questo pesetto. Il carrello scorre senza attrito sul piano, però c'è attrito tra i due mattoni, diciamo, cioè tra il mattone e il carrello. Qui c'è attrito. Quindi, se la massa M3 è troppo grande, imprime al sistema un'accelerazione troppo grande affinché il mattone M1 rimanga fermo rispetto al carrello, cioè l'accelerazione è troppo grande affinché l'attrito tra questi due oggetti possa farli muovere come se fosse un oggetto solo. Quindi il mattone M1 scivolerà, cioè slitterà sopra il carrello. Succederà quindi che il carrello va avanti con una certa accelerazione e invece il mattone M1 pure va a destra anche lui, ma con un'accelerazione minore e rimane indietro rispetto al carrello. La domanda del problema è trovare qual è quella massa limite, M3 massima, affinché questo non succeda, cioè non slitti il mattone sopra il carrello. I dati di questo problema sono le due masse M1 e M2 e il coefficiente di attrito statico tra M1 e M2. Come sempre, per risolvere questi problemi di dinamica bisogna scrivere le equazioni del moto di Newton. In questo caso sono tre equazioni perché sono tre oggetti. Quando studieremo la dinamica rotazionale vedremo che gli oggetti in realtà sono quattro perché c'è anche la carrucola, quindi andrebbe scritta anche una quarta equazione, l'equazione del moto della carrucola che può ruotare, ma in questo caso trascuriamo questa quarta equazione del moto, quindi ne abbiamo tre. La forza totale su ciascun oggetto uguale la massa di quell'oggetto per l'accelerazione che subisce. Le due accelerazioni A1 e A2 abbiamo detto che in generale saranno diverse, ma nel caso della richiesta di questo problema le poniamo uguali, perché noi vogliamo trovare qual è quel valore di massa M3 massima affinché i due oggetti, mattone 1 e carrello, non slittino uno rispetto all'altro, quindi si spostino a destra con la stessa accelerazione. Quindi A1 e A2 sono uguali ad A, che poi è anche l'accelerazione di M3. In quanto il filo è inestensibile e quindi se M3 accelera con un certo valore A, la stessa cosa con lo stesso valore di accelerazione fa il sistema del mattone e del carrello. Quindi le tre accelerazioni sono una sola. Vediamo quindi l'analisi delle forze su ciascun oggetto. Cominciamo dal mattone M1 che viene spinto in avanti dalla forza d'attrito, in quanto si crea questa forza d'attrito tra le due superfici del mattone e del carrello, e questa forza d'attrito spinge in avanti il mattone 1. Al contrario, invece, la forza d'attrito frena il mattone 2, e questo si capisce perché se non ci fosse il mattone 1 sopra, il mattone 2 sarebbe più libero di accelerare verso destra. Con lo slittamento, l'eventuale slittamento del mattone 1, il mattone 2 sarà frenato, la forza d'attrito nascerà verso sinistra. Del resto le forze d'attrito sono forze di azione e reazione, forze interne tra questi due oggetti, e quindi è logico che sono uguali opposte, è il terzo principio di Newton. Inoltre sul mattone 2 c'è anche la tensione della corda, quindi il mattone 2 è soggetto a due forze, la tensione della corda verso destra e la forza d'attrito verso sinistra. Infine sul pesetto M3 ci sono due forze, sono la forza di gravità che fa la terra su di lui, quindi la forza peso, e la tensione della corda che è uguale e contraria all'altra tensione, quindi le due, sappiamo che alle due estremità della corda nascono due tensioni uguali e opposte quando la corda viene tesa. Se noi orientiamo convenzionalmente con il segno positivo ciò che va a destra e in basso seguendo il modo naturale del sistema, abbiamo questa forza positiva che poi è l'unica che agisce su M1, quindi la forza totale sul mattone 1 è FA, la forza d'attrito. Invece abbiamo T-FA che agiscono sul mattone 2, T positiva, FA negativa, e poi abbiamo M3G, la forza peso, meno T che agiscono sul mattone 3. E quindi ecco qua le tre equazioni di Newton. Le forze peso sul mattone 1 e sul mattone 2 non le ho considerate perché sono bilanciate perfettamente dalle forze vincolari. Infatti il mattone 1 viene tirato dalla terra verso il basso, ma il mattone 2 lo sostiene con la forza vincolare. Allo stesso modo il mattone 2, cioè il carrello, pesa, ma il tavolo, il piano d'appoggio, lo sostiene con la forza vincolare verso l'alto.
andiamo a calcolare il valore della forza d'attrito. È l'attrito statico, perché abbiamo detto che stiamo calcolando la massa 3 nell'ipotesi in cui i due mattoni non slittano uno rispetto all'altro. E quindi l'attrito statico si calcola con questa formula, dove c'è il coefficiente di attrito statico e poi c'è la forza normale che schiaccia il mattone 1 contro il mattone 2. E quindi è il peso del mattone 1, M1G. L'attrito statico è al massimo, quindi qui avrei dovuto scrivere FA statico max. È al massimo perché noi stiamo cercando la massa 3 massima, quella che costringe l'attrito a dare il massimo possibile. Infatti appena noi superiamo questo valore di massa 3 massima, l'attrito non è più in grado di tenere fermo il mattone 1 rispetto al mattone 2. Quindi l'attrito sta operando al massimo in questo momento. Siamo nel caso limite. Facendo quindi il calcolo della forza d'attrito otteniamo questo valore. Ora andiamo ad analizzare il sistema delle tre equazioni di Newton per cercare la nostra incognita, che è M3 massima. Sta nell'ultima equazione, però vediamo che abbiamo anche altre due grandezze fisiche incognite, che sono la tensione della corda e l'accelerazione del sistema. Allora le altre due equazioni ci serviranno per trovare l'accelerazione e la tensione della corda. Infatti dalla prima equazione noi possiamo trovare l'accelerazione del sistema. Con la formula inversa, forza d'attrito diviso M1, la forza d'attrito l'abbiamo appena calcolata, M1 la conosciamo e questa è l'accelerazione del sistema intero. Andiamo a sostituire questo valore di accelerazione che abbiamo appena trovato nella seconda equazione e calcoliamo così la tensione della corda, T uguale M2A più FA. Andiamo a sostituire i numeri e troviamo questo valore di tensione. Infine, adesso abbiamo l'accelerazione e la tensione, le andiamo a sostituire nell'ultima equazione da cui ricaviamo l'incognita M3. M3 G-A, perché ho portato a sinistra questo termine, M3A, e T l'ho portato a destra, uguale a T, quindi M3 lo ricavo, T su G-A. Vado a sostituire al posto di T questo valore che ho calcolato prima, eccolo, e al posto di A questo valore che ho calcolato prima, eccolo qua. E facendo i calcoli trovo circa 0,47 kg, che è la massima massa M3 che io possa appendere qui senza che il mattone slitti sopra il carrello. Questo problema si poteva risolvere anche senza i valori numerici. Infatti nell'esercizio, nel testo originale del libro, i dati numerici non erano dati. Si diceva soltanto che i dati del problema erano le due masse M1 e M2 e il coefficiente di attrito statico. Con questi tre dati non numerici bisognava dimostrare che la massima massa che si può appendere al sistema era data da questa formula, da questa espressione. Quindi risolviamo lo stesso sistema di prima senza i numeri, ma soltanto utilizzando il calcolo simbolico, cioè i simboli. Il procedimento è lo stesso, ricaviamo l'accelerazione dalla prima equazione, sostituiamo la forza d'attrito l'espressione che abbiamo trovato prima, Ksm1g, e quindi questa è l'accelerazione del sistema. Ricaviamo la tensione dalla seconda equazione, dove al posto dell'accelerazione A mettiamo questa espressione Ksg che abbiamo appena trovato, e al posto della forza d'attrito mettiamo di nuovo Ksm1g. Raccogliamo Ksg e otteniamo questa espressione per la tensione. Infine, con gli stessi calcoli di prima, ricaviamo M3, sarebbe M3 max, che era appunto T diviso G-A. Al posto di T scriviamo l'espressione che abbiamo trovato poco fa, eccola, e al posto di G-A, cioè al posto di A, andremo a mettere quest'altra espressione qui. Però prima questa G la porto qua sotto a dividere e quindi, portandola qua sotto, ottengo 1 meno A su G. Al posto di A su G metto Ks, infatti A diviso G è Ks. E quindi ho dimostrato la formula che si chiedeva. Se poi vogliamo andare a sostituire i valori numerici che ci siamo inventati all'inizio, ritroviamo 0,47 praticamente chilogrammi. Infatti mettiamo qua la somma delle due masse, 700 grammi, mettiamo il coefficiente d'attrito statico e 1 meno Ks. Otteniamo lo stesso valore di prima attraverso la sostituzione dei valori numerici nella formula finale.